Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Idea Formazione Nord-Est. Le lezioni ormai sono terminate, ma per gli allievi dell'ente di formazione IRIGEM di Rosà gli impegni scolastici non lo sono, perché continua per loro il progetto Scuola In. Siamo arrivati infatti al terzo step. Di cosa si tratta? Ve lo raccontiamo con il prossimo servizio. Realizzare un progetto perfettamente allineato alle indicazioni dell'industria 4.0 e del mondo del lavoro, sviluppando allo stesso tempo azioni didattiche innovative. È questo l'obiettivo di Smart Home for Creative Makers, progetto realizzato dall'ente di formazione IRIGEM di Rosà e vincitore del bando Scuola In, metodologie didattiche innovative, promosso dalla Regione Veneto e finanziato dal Fondo Sociale Europeo. Iniziato lo scorso gennaio, il progetto si è sviluppato in diverse fasi. La prima ha visto i docenti sottoporsi a ore di formazione specifica. Nella seconda, i metodi innovativi di insegnamento acquisiti dai professori sono stati sperimentati direttamente dai ragazzi per arrivare a realizzare un progetto ben preciso, ideare programmi e nuove tecnologie capaci di avere importanti ricadute nel sociale. In particolare, gli studenti di IRIGEM, divisi in tre distinti gruppi, hanno realizzato un sistema di controllo da remoto completamente open source e dunque gratuito, e che consente a chi assiste una persona disabile o affetta da demenza di verificarne i movimenti all'interno dell'abitazione, semplicemente interfacciandosi con un computer. Prima di tutto ci siamo un po' divisi i compiti, perché per arrivare a creare un progetto da zero ci vogliono tante persone, e quindi ci siamo divisi i compiti: uno si è occupato della parte software, un altro si è occupato della parte hardware, e poi verso la fine abbiamo messo tutto insieme per realizzare un progetto. Noi ci siamo occupati della parte hardware, quindi con il collegamento delle schedine Arduino. Qui vediamo che abbiamo un collegamento tra Arduino Mega e Arduino Nano per controllare l'impianto di casa, ad esempio per accendere delle lampadine a LED. Lo scopo di questo progetto è di aiutare, diciamo, chi sta dietro ai malati. Quindi di agevolare, sì, l'assistenza, ecco. L'agevoliamo per, diciamo, il controllo delle luci, quindi quando il malato si sposterà in casa, tramite, diciamo, un sito, si vedrà quale luce e di quale stanza verrà accesa e monitorata. Quindi in sostanza da lontano il parente o chi assiste la persona malata può controllare dove sono le luci accese in quel momento, oppure essendo in un altro luogo. Sì, certo. In questa prima fase del loro lavoro, gli studenti di IRIGEM hanno lavorato sull'accensione e lo spegnimento delle lampadine, ma il sistema elaborato potrebbe avere molte altre applicazioni. Certo, infatti vorremmo implementare un sensore di CO2 per, ad esempio, monitorare l'aria. Tecnologie come quelle elaborate dagli allievi di IRIGEM in realtà non sono certo nuove, ma il lavoro dei ragazzi è stato rivolto a renderle affidabili e sicure. Questo progetto è molto affidabile, perché se salta una lampadina o qualcosa dovrebbe avvisarti, dovrebbe dirti che è successo un problema, ti avvisa, quindi è più, come dire, uomo uomo, cioè ti avverte e ti dice del pericolo che c'è stato. Ma io da distanza posso accendere e spegnere le luci o solo verificarne l'accensione e lo spegnimento? Sì, posso accendere e spegnere le luci e controllare in generale la casa. You said you'd take me. Per un primo gruppo che ha lavorato sulla costruzione dell'hardware, un secondo ha invece lavorato sul software. Noi siamo il gruppo Data Model e il nostro principale obiettivo è quello di analizzare i dati. Noi facciamo ricerca e facciamo in modo che tutti i dati che vengono raccolti, quindi dai sensori che avete visto precedentemente, vengano analizzati e l'utente possa vederli, quindi l'utente possa seguire, possa monitorare il malato, possa avere sempre una situazione coerente su quello che sta succedendo. Ci occupiamo anche di fare in modo che questi dati, quando vengono visualizzati, possa essere facile da capire.
comprendiamo che molte delle persone magari potrebbero avere difficoltà con l'utilizzo di strumenti informatici e quindi cerchiamo di rendere questi dati più comprensibili e più facili da utilizzare. Il risultato finale è stato la creazione di un sito web grazie al quale riuscire a monitorare i movimenti della persona sorvegliata. Parlare di web oggi però implica anche un ulteriore processo legato alla protezione dei dati sensibili e qui ad entrare in gioco è stato il terzo gruppo di studenti impegnato sul fronte della cyber security. Quello che abbiamo fatto noi è intanto mettere in sicurezza. In che senso? Stiamo facendo una pagina di login, ovvero una pagina dove la persona deve accedere e quindi dobbiamo metterla in sicurezza, il primo punto. Il secondo punto, stiamo lavorando con delle schedine elettroniche, delle Raspberry e degli Arduino. Quindi dobbiamo applicare un web server, ovvero questa architettura che ci permette di strutturare la pagina di login con il database, ovvero questo contenitore di dati degli utenti che si loggeranno oppure faranno il login, accederanno all'interfaccia e quindi bisogna metterla in sicurezza. Realizzare l'intero sistema, renderlo operativo, metterlo in sicurezza. Questo quanto hanno fatto gli studenti coinvolti nel progetto Scuola In, che per arrivare al risultato hanno applicato assieme ai loro docenti le metodologie innovative acquisite già nel primo step. Prima fra tutti l'importanza di lavorare in gruppo. E non sempre ammettono i protagonisti, è stata una cosa semplice. Lavorare in gruppo nel nostro gruppo è stato facile, il nostro gruppo è un gruppo ben unito e riesce a integrare molto bene. Lavorare con gli altri gruppi abbiamo avuto inizialmente delle difficoltà perché c'erano delle contraddizioni fra quello che volevamo fare noi e quello che volevano fare gli altri gruppi, ma alla fine, adesso verso la fine, siamo riusciti a intenderci e siamo riusciti a creare qualcosa di innovativo. Ci sono state un po' di cose, come in un'azienda vera e propria. Abbiamo utilizzato nuove metodologie didattiche, quindi avere un vero e proprio tabellone chiamato Kanban Board nel quale abbiamo vari passaggi che si fanno anche in un'azienda in maniera normale, ovvero cosa dobbiamo fare, perché lo facciamo, lo stiamo facendo, abbiamo completato, ok, si può andare in vendita. Quindi questo progetto ha dato anche a noi una mano nel come dovremo comportarci e nel quale metodologie dobbiamo utilizzare nel mondo del lavoro. Questo progetto è stata una delle basi, penso, per come si visualizza un'azienda. È stato molto interessante vedere come si rapporta in gruppo e come si crea un prodotto insieme e perché possa essere utile alla società. Il mondo del lavoro richiede sempre di più la collaborazione tra vari gruppi, pensiamo anche alle varie sedi distaccate di un'azienda, pensiamo ad aziende diverse che devono collaborare per ottenere un prodotto comune, e di conseguenza la collaborazione è il fulcro dell'attività produttiva. Praticamente abbiamo simulato un'azienda oppure quello che noi vediamo nelle nostre aziende e i ragazzi hanno potuto percepire proprio questa cosa, che non sempre tutto riesce lineare, ma ci sono i piccoli intoppi che vanno risolti, a volte ci siamo proprio fermati, potevamo magari correre un po' di più, invece abbiamo approfittato proprio di queste cose per far capire ai ragazzi che ci sono degli intoppi e l'intoppo va risolto con delle soluzioni tecniche. Fondamentale nel progetto Scuola In è stato quello svolto dalla presenza di metodologie didattiche innovative. Su questo fronte, com'è andata? Noi abbiamo prima di tutto seguito una fase introduttiva dove abbiamo appreso varie tecniche didattiche e che abbiamo cercato di proporre ai ragazzi, i quali, devo dire, non tutti inizialmente le hanno ritenute valide per essere applicate. Si sono verificate poi una serie di problematiche organizzative legate a questo, ma la cosa interessante è che poi i ragazzi hanno riconosciuto il valore di questi elementi didattici e hanno cominciato a implementarli e a risolvere i problemi che si erano presentati all'inizio. Direi che i risultati sono stati sufficienti, abbiamo avuto dei buoni riscontri. Diciamo che dal mio punto di vista il giusto equilibrio è tra una didattica tradizionale e una didattica innovativa, nel senso che la scuola deve fornire due cose, studio e disciplina. All'interno della didattica noi possiamo lavorare molto, soprattutto per quello che riguarda la collaborazione tra i docenti e gli studenti.
È vero che non è facilissimo, però, perché è nuovo anche per noi, però secondo me dà i suoi frutti, perché io ho visto dai ragazzi in pochissimo tempo, in 80 ore, ho ottenuto molti più risultati rispetto alla tradizionale. È vero, abbiamo lavorato con ragazzi, cioè la classe era minore, però i risultati sono stati molto positivi. Un'esperienza nuova e preziosa, dunque, opinione condivisa tanto dagli insegnanti quanto dagli stessi ragazzi. Questo progetto ti è piaciuto? Sì, mi è piaciuto molto perché abbiamo trovato anche delle difficoltà nel proseguire. Non è stato sempre rosa e fiore, che ci sono stati dei problemi nell'organizzazione e poi col tempo, andando avanti, ci siamo riscontrati che bisognava usare delle nuove metodologie. Però poi siamo andati avanti e abbiamo dato i nostri frutti realizzando questo progetto qua. Il progetto mi è piaciuto, mi sta ancora piacendo e speriamo che in futuro, dato che comunque bene o male è ancora in fase di sviluppo, sia, diciamo, preso in considerazione ancora, continuato e lavorato in maniera tale che possa essere utilizzato veramente in ambito quotidiano. È andata bene e sono contento dei risultati che abbiamo raggiunto. Soprattutto in questo contesto della cyber security abbiamo raggiunto dei risultati importanti, nel senso che oltre ad acquisire delle competenze, i ragazzi sono cresciuti dal punto di vista della professionalità. Creare professionisti preparati e al passo con i tempi, questo da sempre l'obiettivo dell'ente di formazione IRIGEM, obiettivo centrato anche con il progetto Scuola IN. Quello che vogliamo fare in aula è formare dei professionisti, formarli insieme e che portino quindi nel territorio le competenze e le conoscenze. A IRIGEM si impara veramente quello che un domani si troverà in azienda. Cerchiamo di essere aggiornati al passo coi tempi. Anche per oggi da Idea Formazione è davvero tutto, arrivederci.